perché la questione che viene affrontata nel libro non è da poco, è la questione del male e quindi come affrontare la questione del male assoluto, che è stato appunto quello che poi è andato in giudizio, cioè il male è stato preso ed è stato messo dentro un tribunale, il tribunale di Norimberga, e quindi diciamo, questo male che poi si è concretizzato in 20 milioni di morti, in una Shoah e in cose terribili. Qui si parla appunto di esperimenti dei medici nazisti sui prigionieri, e questo male non ha suscitato, diciamo, una vendetta senza regole, e quindi c'è stata la forza invece di indire di strutturare un vero e proprio processo, il processo di Norimberga. Ora, io credo che per una piena comprensione di questa opera poetica di Letizia Leone torni utile ai lettori di Viola Norimberga mettere insieme alcuni frammenti, soltanto in apparenza dispersi e quasi estranei, accogliendoli tutti come antefatti necessari al clima, all'atmosfera dei temi laceranti che questo libro affronta, confrontandosi con il processo di Norimberga contro i criminali nazisti. Per esempio, Auschwitz non può essere spiegato perché l'Olocausto trascende la storia. Inadeguatezza della scrittura di fronte ad Auschwitz, il genocidio degli ebrei come salto nel male, gigantesco ma del tutto irrazionale. Ora, Letizia Leone è stata folgorata nello studio del medico, no? Più folgorata, cioè, il problema è la storia del Novecento, insomma, la storia del Novecento e la poesia del Novecento, insomma, qui c'è qualcosa che nel Novecento qualcosa è accaduto, sono accadute cose terribili, due guerre mondiali, poi la guerra fredda, sta per scoppiare la guerra nucleare, un paio di volte è stata evitata per miracolo, per casualità, perché siamo vicinissimi allo scoppio della guerra nucleare. Se sentiamo la musica di Giacinto Scelsi, quattro pezzi per una nota sola, ecco, quella è la musica del deserto dopo la guerra nucleare. Lui l'ha scritta nel 58, che lui si ricorda bene. 60. Ecco, e perché Letizia Leone è una poetessa colta, è una poetessa, ecco, è una persona colta, una persona, no? Perché riprende a pensare di fare poesia, insomma, dopo che sono accadute delle cose, accadono continuamente, accadono stragi. Il mondo è questo, insomma, non si può più fare la poesia di Sandro Penna, no? Il mare è tutto azzurro, i marinai sono bianchi e belli. Questo tipo di poesia c'è stata con tanto rispetto, ma insomma oggi questo è kitsch, sarebbe terribilmente kitsch, no? Fare le poesie con le rime, il mare è tutto azzurro, i marinai, anche i camici bianchi dei marinai, sarebbe terribilmente kitsch. I tempi sono cambiati, bisogna cambiare la lingua, bisogna cambiare tutto. Non si può continuare. E quindi bisogna cominciare a dire le cose come stanno, anche in poesia. E questo dire le cose come stanno in poesia è traumatico, diventa traumatico. È come non c'è più il soggetto. E come no? Non c'è più il soggetto, non c'è l'io. L'io dove è andato? Ma insomma, ormai sono un secolo, se si direbbe un po' di. Ecco, la poesia di Strand è tutta poesia dell'io, tutto rispettato, ma lui è americano, lui non è europeo, è un'altra cosa, loro sono diversi, noi siamo, purtroppo, ho ragione, ho torto, siamo europei e ci abbiamo avuto, cioè, stiamo dentro due, tre, sei, due millenni, tre millenni di storia. Ho dovuto mettere in mezzo Dante e questo sonetto l'ho smembrato e l'ho, diciamo, in modo intertestuale inserito tra i versi, tra la scrittura. Si chiamò ad assistere anche un patologo che mai si presentò.
morte villana, di pietà nemica. I corpi, come li chiamava Himmler, giungevano volontariamente, gli si prometteva la grazia e non la morte, mai quella morte che è morte, di dolor madre antica. Ma quale vita nuova, quale grazia? Nessuna rianimazione con calore di donne nude o medicina funzionò. Il decesso fu preciso, scientifico, giudicio incontastabile e gravoso. I soggetti in uniforme gladiatore, nonché cuffia e salvagente, vennero immersi in liquido glaciale 30 gradi sotto zero. Il paziente non superò la mezz'ora d'agonia, poiché ha data matera al cor doglioso. Causa di morte, collasso cardiaco. Il cuore è sovraccarico, forte vischiosità del sangue. Ond'io vado pensoso. Si misura la resistenza, la respirazione minima dell'assiderato. Altri studi su corpi caduti in mare, del cadavere freddo. Di te blasmar la lingua s'affatica. Vita nuova, una promessa. Vita nuova, libello antico di Dante. Morte villana, di pietà nemica, di dolor madre antica, giudicio incontastabile, gravoso, poiché a data matera al cor doglioso, ond'io vado pensoso, di te blasmar la lingua s'affatica. Di te blasmar la lingua si addormenta, si gonfia, si impasta di muca, di muco, il vano addenta. E questo è Dante, che in questo caso è stato il supporto, cioè chiedere aiuto a Dante per parlare di questa morte, e dove qui appunto compare questo gelo e questo freddo, che compare poi questo inferno sulla terra.